Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a preparare insieme dei cupcake cioccolatosi. Iniziamo subito. Andiamo a sbattere come prima cosa le uova. Potete tranquillamente utilizzare anche la frusta, quella a mano, senza problemi. Anche perché ha un impasto super facile da fare e da lavorare. Ok, però se siete pigri come me, andiamo con lo sbattitore. Aggiungiamo lo zucchero. Andiamo ad aggiungere quello che è il burro sciolto. E andiamo a sbattere per bene. Aggiungiamo quindi il latte tiepido e andiamo a mischiare per bene. Ed infine andiamo ad aggiungere le farine, o meglio le polveri, e andiamo a setacciare, quindi cacao, farina 00 e lievito. Come sempre troverete tutti gli ingredienti in descrizione, basterà cliccare in basso. E il gioco è fatto, veramente super facile da fare e veramente buoni. Poi ovviamente vado ad aggiungere un po' di gocce di cioccolato, quelle che ho a casa, però se ne mette di più abbondate perché sono sempre più buoni, no? Con parecchio gocce di cioccolato. E andiamo a mischiare per bene. Che bel risultato. Ora trasferiamo tutto sui nostri pilottini e possiamo infornare. Ovviamente stavo dimenticando le gocce di cioccolato, che ovviamente voi potete abbondare tranquillamente. Amalgamato tutto per bene, trasferiamo questo bel impasto. E il gioco è fatto. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi, come sempre. Calcolate che bisogna accenderlo in modo che sia già caldo quando andremo a mettere i nostri muffin, no? Perciò appena iniziate a fare la ricetta vi consiglio di accenderlo già. E ovviamente andiamo ad infornare. Ecco qui il risultato. Andiamo quindi a decorare con il nostro frosting al cioccolato. Vi lascio il link in descrizione se volete provare a fare questo frosting. E andiamo semplicemente a decorare come preferite. E li andiamo a decorare come preferiamo. Poi per renderli natalizi vado semplicemente a mettere sopra delle decorazioni che ho trovato nei supermercati, ma che potete trovare anche su Amazon. Vi lascio casomai il link in descrizione. E se provate ovviamente a farlo, fatemi sapere se vi è piaciuto e come vi sono venuti. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui, ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video e fatemi sapere se provate a farli come vi sono venuti. Ovviamente poi potete sbizzarrirvi e continuare a decorare come se non ci fosse un domani, soprattutto se avete altre cose natalizie, a me piace veramente tantissimo. E se provate a farlo, fatemi sapere. Ciao a tutti!